ben ritrovati. Eccoci qui, ci troviamo sempre nell'area parcheggio di Benalfatena e stamattina andiamo a perlustrare un pochino queste, diciamo, montagnole che ci stanno qua. Stiamo andando alla ricerca di un paese che è scritto Millas, ma ho chiesto a un ragazzo, mi sono fatta dire come si legge la J in spagnolo, perché io ero certa di sbagliare la pronuncia, si dice Micas. Un'altra cosa imparata. Detto ciò, si va. Dico, cominciamo bene, muretta a 13, così questo periodo manco stanno a fare niente. Però guardate che posto si è, guardate che paesaggio, che meraviglia. E niente, via, se va. Che siamo arrivati, un altro pueblo blanco, ovviamente 13 chilometri, 465 metri, è tutta salita, 13 chilometri di salita, tra cui gli ultimi con punti al 13, una bella salita seria all'8-9. Vabbè, adesso ci faremo un girettino nel paesino e andiamo a vedere, si va.
come tradizione anche qui ci stanno le scale, eccole qua, per andare a vedere il paesaggio. Si va, sicuramente è valsa la pena. Guardate che spettacolo, guardate che mirador. Meraviglioso. Da qui ci sta questa gola, diciamo, dove ci fanno l'arrampicata. Guardate il tipo quando sta attaccato alla parete. Cioè, ci fanno proprio le arrampicate, ci stanno avendo tutti i ganci. Tutti i ganci. Bello, 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 bello. Vabbè, continuiamo. Ma soprattutto, no? Con queste scarpe non si scivola. Quella è la cosa bella, capito? Non so tanto le scale. È che si scivola. Guardate questo dove sta. Guardate. Pure quella è una passione. Vabbè, proseguiamo il giro. Si va. Anche amigas c'è la Plaza de Toros. Eccola qua. Qui a Micas si possono effettuare delle passeggiate in sella a un burros. E che cosa sono i burros? Adesso ve li faccio vedere. Asinelli, guardate che belli. Allora, una persona 15 euro, due persone 20 euro. Vedete? Decisamente caratteristico. Proseguiamo. Hanno i burros taxi. E naturalmente, siccome è una cosa tipica locale, ci sta anche il, diciamo, il monumento del burros per poterci fare le foto. Eccolo qua. Carretti con i burros, cavalli, carrozze, tutto quanto si trova qua nella piazza principale del paese, nella piazza quella più grande, guardate. Proseguiamo. Allora amici, eccoci che siamo tornati da Silvestro. Niente, succede che mi devo lavare i capelli. Mi devo lavare i capelli e praticamente sotto Malaga non ci sono aria camper. O meglio, ne ho trovata solo una, ma 25 euro al giorno e poi non ha neanche delle buone recensioni per quanto riguarda il discorso della doccia. Quindi fino adesso è andata bene, nel senso, e adesso mi devo ingegnare, come dire, per lavare i capelli. Quindi adesso che faccio? Adesso scaldo l'acqua nel tegame, poi la rimetto nella bottiglia e me lavo i capelli. Ragazzi, intanto vi faccio vedere come me lavo i capelli in caso di necessità e poi vi farò pure vedere come mi faccio la doccia, sempre in caso di necessità. Se va. L'imbuto che ho non c'entra, quindi lo dovrò tenere, speriamo che non mi scotto.
Adesso ci faccio un buco sul tappo e vediamo se riesco a lavarmi i capelli così. Devo essere sincera, è la prima volta. Però, come si dice, c'è sempre una prima volta. Si va. E niente, ora vediamo che succede. Naturalmente questo discorso è stato fatto all'esterno perché calcolate che fa 23 gradi, cioè considerate che dentro al furgone fa 27 gradi, e perché se no l'avrei dovuto lavare dentro la doccia, che c'ho quella che si monta, che vi farò vedere come funziona. Però siccome fuori si sta bene, ho lavato i capelli. No, i capelli corti comunque sono una comodità. Due anni fa con la macchina, cioè, è stata un'esperienza. La cosa più difficoltosa è stata lavare i capelli, anche perché i capelli lunghi, cioè, hanno bisogno di essere lavati più frequentemente, ogni 2-3 giorni, ma proprio massimo. I capelli corti reggono anche qualche giorno in più. Comunque, così vi volevo far vedere come facevo. Ecco, ho fatto vedere quando è, faccio così. Vabbè, niente, Mario, eccolo qua. E lui è stanco perché stamattina ha pedalato. A dopo. Come avete potuto vedere, qua si va a risparmio acqua, ho capito, amore, ti prendo, madonna. Cioè, considerando che l'acqua entra i van camper, anche se uno, per dire, c'ha la doccia eccetera, non è che sciala, cioè i tempi sono quelli, è molto rapido e veloce, perché poi l'acqua finisce. E soprattutto qua c'è il problema dell'acqua, cioè qui nella provincia di Malaga ci sarà difficoltà a reperire l'acqua, perché c'è stata una disposizione dove praticamente i fornimenti d'acqua sono chiusi, tipo qui dove sto l'acqua non c'è, è chiusa, perché c'è il problema di siccità, ce n'hanno poca e quindi è centellinata, quindi ci sarà il problema di reperire l'acqua, quindi in questo periodo bisogna stare un pochino tirati. E quindi, come avete potuto vedere, molto veloce, e quindi appunto i capelli corti richiedono poco. Sciampino veloce, shampoo e balsamo insieme, quelli ecologici, e via, si va, doccia lo stesso, mezza bottiglia d'acqua e via, rapido, cioè non è che stai là proprio a quelle belle docce che stai là un'ora, magari non si può, ma non si potrebbe neanche se ce l'hai all'interno, un pochino di più, ma insomma poca cosa, soprattutto se dentro a mezzo ci sta più di una persona, perché sai, finché c'è sta una persona sola c'è a disposizione 100 litri d'acqua, ma quando cominciano a essere due persone significa che 100 litri sono 50 per uno, e non è molta, non è molta. Vabbè, dai, ci si vede dopo.